è il momento della prima Olimpionica di Londra 2012. Partiamo con la clip per la prossima Castagna d'Oro. Attenzione! Allora l'abbiamo aspettata per tanti anni, fin da Sydney 2000, è con noi Josefa Idem. Benvenuta Josefa. E grazie di essere qui con noi. Grazie. Ho detto che ti inseguiamo da tanto tempo, dalla tua medaglia d'oro a Sydney. Quante Olimpiadi hai fatto? 8. Qual è stata la più bella? Tutte. No, scegline una. No. Oggi è una bella Olimpiade, mamma mia, quante persone. Hai visto? 20, guarda, grazie. Guarda. Lo dico a nome di tutti gli atleti. Allora, la più bella è stata Sydney perché ho vinto l'oro, perché c'erano un sacco di onde della serie quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e la più brutta è stata Atene, lo dico sempre, perché per gli atenesi era un terribile impiccio questi atleti che volevano fare le Olimpiadi. Vogliamo ricordare però quali sono state le tue medaglie olimpiche? Allora, Sydney 2000, l'oro. Allora, bronzo a Los Angeles nel 84, tra l'altro... Si sa chi viene premiato dopo, no? Sì. Non svelo un segreto. No. È stato l'anno in cui l'Arianna Erigo è nata. Io ho fatto... Pensate un po'. No, nell'88 è nata lei, quindi doveva ancora nascere, lo deve ancora lasciare. Bronzo a Los Angeles, bronzo ad Atlanta, oro a Sydney, argento ad Atene e Pechino. Senti. Grazie. Allora, noi abbiamo preparato tutte le tue gare, però vogliamo far vedere quella dove hai vinto l'oro. Sì. La possiamo proiettare adesso, ce la commenti? Allora, vi do il permesso, sì. Grazie. Allora, abbiamo preparato la tua gara di Sydney dove tu hai vinto la medaglia d'oro. Allora, la facciamo vedere? Non la devo commentare io, no? No, non la devi commentare perché è già commentata in maniera straripante e abbondante. Infatti, alludevo a questo. L'azzurra non è certamente favorita. Partenza tra le onde con il numero di bagaglie relativamente alto. Bisogna considerare appunto la difficoltà di portare l'imbarcazione al centro di corsia. Vedete in acqua 7 la polacca che ha una punta di vantaggio sulla jugoslava, la idem è in acqua 4 in ottima posizione, è bordo a bordo con la Brunet, la grande specialista campionessa del mondo nel 97, nel 98 e nel 99, seconda ad Atlanta, dietro alla Coban. La Coban, atleta possente ungherese, certamente ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi questa gara dei 500 metri. Numero di colpi non molto alto, mentre vedete sempre all'interno la jugoslava Janic, che sembra essere favorita da una corsia abbastanza a riparo, così è dal vento che sta tirando in maniera trasversale, contrario. Idem in acqua 4 la canadese Brunet in acqua 5, la Coban in acqua 6, mentre siamo ai 250 metri dal traguardo. È in ottima posizione la nostra bagagliatrice, che indubbiamente deve mettercela tutta con un sistema di voga del tutto personale. Ecco che l'azzurra sta lottando a pari punta con la Janic e la Brunet, ci sono solamente 6 decimi di distacco tra la fortissima canadese e l'azzurra
Possanta Guerrini, alle Josefa, è Josefa che sta piazzando l'attacco principale davanti alle tribune. Il suo un attacco importante, guardiamo in acqua, 4 la Guerrini che sta lottando con la Coman in acqua, 6 e la Brunet in acqua, 5 Josefa che ha una punta di vantaggio, le spalle sono abbastanza ancora in linea, la spinta è buona, sembra accusare ancora la Brunet e la Idem che ha una punta di vantaggio, la sua punta inesorabile, passa a Fattore e passa a vincere per la storia d'Italia di questo sport. Italia ancora una volta per la canoa. Benissimo, che emozioni straordinarie. Roba da pazzi. Ma adesso come fai a lasciare? Come fai? Mi stanno stuzzicando dal giorno in cui ho detto potrei anche smettere. Dai, perché potresti dare alla Sagra e alla Castagna d'Oro l'occasione per cui cominciano a parlarne in tutto il mondo. Cioè dichiara qui che farai la nona Olimpiade, dai! Faccio la nonna Olimpiade. Però un pensierino ce lo fai. Allora, effettivamente, quando giro un po' per le premiazioni e incontro gli altri atleti, io in questo momento sono l'unica che si sta allenando, quindi certo. Sono ancora in allenamento. Senti, la tua vita è stata sempre un po' una sfida, no? Sì. Una sfida contro il tempo anche. Esatto? No, il tempo è il mio alleato, mi rende più intelligente, più saggia, ecco, cioè bisogna vederlo così. Forse poi non lo sono per davvero, no? Però bisogna. Però quante volte hai pensato che non ce l'avresti fatta a continuare, no? Hai preferito sempre continuare ad accettare questa sfida. Sì, ogni tanto. Quanto è importante per te questa sfida personale nello sport, questo sentirti ancora competitiva, questo smentire il fatto che un atleta dopo una certa età è finito? Sì, no, questo è proprio ogni volta che ho riaffrontato una stagione ho dovuto mettere in campo delle energie per non credere io per prima che da una certa età in poi, da una certa età in poi non si può più crescere, non si può più migliorare. E devo dire che negli ultimi anni c'è stato anche sempre di più un po' questa voglia di fare altro, che tra l'altro non si può fare perché preparare un'Olimpiade richiede un impegno esclusivo. Però ho sempre pensato, la scelta l'ho fatta, non la cambio, e l'ho fatta convinta, e tutte le altre cose che ti possono passare per la testa sono in realtà solo fattori che ti mettono alla prova e rafforzano una volta affrontato la tua motivazione. Poi c'hai due figli da seguire, devi fare i compiti con loro il pomeriggio. Il grande per fortuna è dalla terza elementare che è autonomo, e il piccolo a 9 anni, lui faccio marcatura a uomo col piccolo. Senti, prima della premiazione però io ho preparato un piccolo giochino, perché ti ho parlato. Allora. Sono un po' preoccupate. No, è una cosa molto carina invece. Guarda un po'. Allora, voi sapete che... Mi sta facendo le prove della geriatria, guardate. No, i latini dicevano nomen omen. Sì. Cioè noi abbiamo il destino un po' nel nostro nome. Il nostro nome parla di qualcosa di noi. Allora, con la collaborazione loro, il numero uno qual è? Allora... Poi un anno, due. Sta mettendo nel frullo. 3, 4, 5, attenzione, 6, non so cosa mi aspetta. 7, 8, me ne servono altri 2, meno male che è una squadra di pallavolo numerosa con tutte le riserve. Ecco, spostiamoci io e te. Adesso li allora, puoi spostare. Questo è il tuo nome, sì. Josefa Idem. Allora, secondo i numeri che vedete dietro, sistematevi. Vediamo se c'è un anagramma che parla di te. Guarda il tuo anagramma. Sfida è meglio alla romana. È incredibile? Guarda, adesso devo prendere nota. È incredibile, sì, ecco, è esattamente le lettere che compongono il tuo nome. Bello. Vedi, parla proprio della tua carriera sportiva, che hai sempre accettato una sfida in più.
Hai detto è meglio continuare a sfidare. Ma ti hanno incaricato. Ma non lo so come mi vengono queste idee, non lo so. Vabbè, grazie. Ragazzi, grazie. Potete anche togliere quei fogli, perché tanto bellissimo, non ci servono però, più. Bellissimo. Ti è piaciuto? Molto. Ma ti piacerà molto di più il momento che viene adesso, cioè il momento della premiazione. Allora, consegniamo la Costagna d'Oro 2012 a Josefa Idem e vorrei qui sul palco Domenico Basso, che è sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Vercelli, per la consegna della Castagna d'Oro. Salve, ci vediamo ogni anno, mi fa piacere. A lei un microfono. Grazie. E leggiamo la motivazione della Castagna d'Oro a Josefa. Prego Josefa, da questa parte. La Castagna d'Oro per l'anno 2012 a Josefa Idem. Forte personalità, determinazione istintiva e classe naturale, un mito vivente nella canoa con una ventennale carriera e icona incontrastante dello sport. Con Londra 2012 ha raggiunto il record eccezionale di 8 partecipazioni alle Olimpiadi. Vanta un palmarès mozzafiato, 35 medaglie tra giochi olimpici, mondiali ed europei. Un atleta che ha scritto il suo nome nella storia dello sport. Josefa Idem. Volevi dire qualcosa? Credo che sia un onore irripetibile, no? Credo che sia un onore irripetibile quello di trovarsi. Sicuramente, di fronte a un monumento dello sport, come donna, come mamma e come atleta, non c'è bisogno di ulteriori parole, parlano per lei tutte le immagini e le prestazioni che ci ha dato e che speriamo continui a darci ancora in futuro, perché non è detta l'ultima parola. E ripensa, città, sfida è meglio. Se sarò a Rio è per colpa tua, ecco. E ripensa, ti seguiremo in questi anni. Ma stai così bene, oggi sei andata a correre un'ora e mezza, stai continuando ad allenarti. Ma sai quante pagnotte devono mangiare ancora le ragazzine che ti devono battere? Ma dai, va bene, grazie, puoi accomodarti. Grazie. Grazie. E noi continuiamo.